1, 2, 3, 4. Eccoci qua. Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati giovedì 20 di ottobre. Sono le 18.30, un'altra di quelle giornate veramente fantastiche. Io mi auguro veramente che tu abbia potuto godere e usufruire di questa bellissima stagione anche per inserire un altro nuovo giro in bicicletta. Attenzione ragazzi, perché fra un po' saremo ad un bivio e dovremmo essere consapevoli ma soprattutto coerenti nell'avere il coraggio soprattutto di dire stacchiamo un attimo la spina. Lo so che è difficile da pensare, anche soltanto da immaginare con delle giornate come ci sono, ma d'altra parte poi se verosimilmente l'inverno sarà un inverno rigido, piovoso e quello che dovrebbe essere un inverno, dovremmo fare i conti molto spesso con gli allenamenti sui rulli e dobbiamo arrivare a quel punto belli carichi, belli decisi, belli determinati. E se ci arriviamo con le batterie che non sono state ricaricate, si potrebbe correre il rischio, a scapito di queste ultime uscite in bicicletta, appunto di non trovare la motivazione, il piglio giusto per ripartire con uno slancio adeguato per la stagione invernale. Te lo dico perché è un po' di anni che so come funzionano queste cose fra il mondo dei ciclamatori ed è bene sempre cercare di mettere in fila le cose così per come realisticamente stanno nel mondo dei ciclamatori. Allora, abbiamo detto giovedì 20 di ottobre, ma dico e ripeto questa data perché sono ormai 20 giorni che ci incontriamo in questi appuntamenti, mi alleno a casa con Pete e siamo ragazzi quasi al conto alla rovescia. Io spero che quantomeno sia diventata già una sorta di abitudine riuscire a mettere dentro alla tua giornata qualcosa di buono per te, al di là che sia più o meno compatibile, più o meno divertente con le tue compatibilità, ma che ti abbia dato quell'input giusto per fare qualcosa. Oggi ti prometto che faremo una cosa davvero molto particolare. Potrà sembrare anche abbastanza banale o superficiale, ma non sto a farti il pippone scientifico di tutti quelli che sono i meccanismi che si intrecciano, si innescano per sviluppare questo tipo di potenzialità che offre questa seduta di allenamento. Oggi abbiamo detto che faremo le gambe, ma le faremo in un modo decisamente statico, assolutamente non dinamico, quindi nemmeno metabolico, anche se in parte comunque questo meccanismo verrà richiamato. Oggi lavoreremo praticamente per tutto il tempo in isometria e credimi, alla fine di questo allenamento poi ne potrai tirare anche tu le somme e dire sì, il pirla di turno aveva o non aveva ragione. Ho selezionato degli esercizi che sono, come ci piace dire, facilmente replicabili. Non serve lo Yuri Checchi della situazione per poter affrontare determinati schemi di allenamento e ti posso garantire che il risultato di ciò che porteremo a casa, al di là delle tue capacità che magari potranno essere più o meno avanzate, ma se allungherai i tempi o altre dinamiche che ti dirò durante lo svolgimento di questa seduta, ti posso garantire che gli effetti della isometria, specie se fatta sulle gambe e magari anche come forma di anteprima di un allenamento, beh, insomma, facciamolo e poi tiriamo le conclusioni. Un attimo solo che faccio partire il timer, così abbiamo sotto controllo tutta la nostra gestione degli esercizi. Cominciamo con uno squat, quindi ci mettiamo in questa posizione, mi metto leggermente di lato così magari lo vedi meglio, ci mettiamo in questa posizione e ci rimaniamo per un minuto, ok? Esattamente così, che per chi ci sta guardando in questo momento potrebbe dire ma questo signore ha problemi di stitichezza? Non riesce a trovare la meccanica giusta per espellere? Non lo so quale possa essere il pensiero di chi ci vede per la prima volta in questa posizione, ma 30 secondi dopo il via, non lo so, lato tuo, se è tutto come prima o se si comincia un attimino
sentire, percepire qualcosa di diverso. Abbiamo detto che facciamo un minuto, eh? Ci sono tanti schemi oggi che prenderemo in considerazione, anche se comunque replicheremo questi esercizi per più volte, per naturalmente dare loro uno stimolo efficace e concreto. Ok, stop, ci alziamo, 30 secondi di recupero. Questo esercizio lo recuperiamo, pardon, lo ripetiamo 3 volte. Come ti dicevo prima, qualora tu sia un evoluto, un avanzato, e quindi rispetto a questo esercizio ci sei già dentro, contestualizzato, ovviamente magari già questo lo sai, puoi uno allungare il tempo, o due, perché no, puoi farlo anche in regime di sovraccarico. Ok? Andiamo, secondo round, sempre di 1 minuto. Cerchi di trovare anche una sorta di respirazione adeguata alla circostanza, non a quella circostanza, che magari lì servirebbe una respirazione un po' più potente. Non è questo il caso nostro, ok? Molto, molto bene. Sono passati 30 secondi. Andiamo avanti. Cerca di trovare quello che è il tuo equilibrio anche dal punto di vista della reazione muscolare. Questo esercizio dove e cosa deve andare a colpire sono i muscoli dei quadricipiti. Li hai mai usati in bicicletta, i quadricipiti? Ecco, tu pensa soltanto allo stimolo che diamo attraverso questo esercizio. Stop, un altro minuto. Personalmente l'ho sentito alla grandissima questo secondo round. Ci sono tante zone che si possono andare a colpire, ovviamente, e a seconda della posizione che andremo a prenderci, ovviamente andremo a stimolare una determinata area. La prima di oggi è quella dei quadricipiti, che completiamo con la terza ed ultima serie. Ma guardiamoci negli occhi, così. Ok, molto bene. Magari anche soltanto qualche piccolo grado in su o in giù ti dà proprio la reazione completamente diversa. È ovvio che deve produrre una certa difficoltà. Non dobbiamo sconfinare in una zona di dolore, ma chiaramente deve essere una zona dove c'è una sorta di tensione muscolare molto diffusa, specie dopo il 30° secondo. Tutto questo deve essere naturalmente a grandi lettere, deve essere totalitario proprio il sentimento verso il gruppo muscolare. Non lo so se mi sono perso qualcosa in termini di secondi, ma facciamo che lo terminiamo fra 5, 3, 2, 1. Ok, stop, molto bene. E questo era il primo esercizio. Ci poteva essere in questo caso una sorta di modifica riguardo al tuo assetto, mentre invece nel prossimo esercizio che faremo contro una parete, quindi non serve altro che una parete e nessun tipo di strumento o attrezzatura, ci metteremo contro alla parete e faremo tipo la sedia a muro. Ci prendiamo 10 secondi in più, fra 10 secondi appunto iniziamo. La variabile rispetto a prima, posizioniamoci. Ok, pronti? Via. La variabile rispetto a prima è che non faremo più 1 minuto, bensì 1 minuto e mezzo. E 1 minuto e mezzo in questa posizione, alquanto imbarazzante per una persona digitale, passatemi questo termine. Sta nel fatto di che cosa ci raccontiamo in questo minuto e mezzo. All'inizio avevamo abbozzato di prendere in considerazione di fare un bingo, di fare una tombola. E guarda che con questi esercizi statici che non prevedono appunto del movimento o quant'altro, beh, insomma, un po' di intrattenimento non starebbe male. Magari chissà, nelle prossime puntate potrebbe anche starci il fatto che due tabelline le tiriamo fuori. Ok,
Siamo arrivati a un minuto, ragazzi. Questo è micidiale, eh? Io non lo so se lo stesso effetto lo sta facendo anche sulle tue gambe, ma io ho una totale invasione muscolare e cominciano da questo momento a tremare in maniera clamorosa e mancano ancora 10 secondi, ma sapremo superarli bene insieme. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Mi appoggio al box. Se avessi dovuto fare uno squat, probabilmente ci lasciavo mezzo quadricipite. Allora, a seconda di quello che era la prospettiva iniziale, che poteva sembrare un allenamento particolarmente statico e poco produttivo, io penso che l'opinione, salvo che ci sia qualcuno estremamente talentuoso rispetto a questo esercizio, ma credo che il focus, credo che dove dovevamo colpire si sia fatto in maniera clamorosa. Mi sto prendendo un po' più di tempo perché mi rendo conto che l'esercizio, la proposta, è estremamente impegnativa. Ma noi siamo fra quelli che preferiamo fare le cose fatte bene e quindi ci appoggiamo, ci agganciamo anche ad una fase di recupero leggermente più ampia per favorire poi la qualità dell'esercizio. Siamo partiti. Ciao, caro amico, come stai in questa posizione? Mi viene da pensare, se questa magari è la prima puntata, facciamo che tu ti appassioni a questo tipo di esercizio, trovi benefici e che poi riporti nelle tue uscite in bicicletta e magari hai deciso di insistere in questa pratica e fra diverse settimane questo minuto e mezzo che può sembrare qualcosa di insormontabile diventa qualcosa di molto più abbordabile e magari innescando la sfida con te stesso potrai arrivare chissà a quanti minuti di esecuzione. E chissà, magari un giorno che ti sei così particolarmente centrato per questo esercizio, sovraccaricare quest'ultimo, magari dotandoti di manubri, di palle kettlebell o anche un bilanciere da tenere qui sotto, appunto, alla linea dei bicipiti femorali. Mancano 20 secondi. Ragazzi, è micidiale, almeno per me. Sta facendo questo effetto davvero incredibile, non so se si vede, ma sto realmente tremando per sostenere questo esercizio. Se non colpisce questo, francamente non saprei dove andare a pescare. Wow, pazzesco. Le gambe dell'incredibile Hulk stanno per uscire. Molto bene, abbiamo una terza serie, avevamo preventivato una scaletta che potesse stare all'interno dei nostri 15 minuti, poi ovviamente massima libertà se ritieni opportuno magari fare questo esercizio prima dell'allenamento in bicicletta, fare una seduta di allenamento sui rulli o quello che decidi di fare e poi ancora alla fine di questa seduta sui rulli o in bicicletta inserire nuovamente questa sessione di allenamento. Potrebbe essere una cosa molto interessante. Ovvio che questa non va fatta sabato su domenica, andrebbe fatta durante la settimana quando poi hai il tempo per, diciamo, recuperare a questa tipologia di stress. Quindi mi raccomando, possiamo sì sperimentare, possiamo provare diverse forme di questi approcci all'isometria. Dobbiamo avere il coraggio di rischiare un attimo e a volte spesso succede anche sbagliando, magari hai inserito una formula che proprio non è centrata, non fa parte delle tue caratteristiche e allora almeno hai tentato, hai provato, di certo non hai provocato nessun tipo di danno se non magari una sorta di difficoltà muscolare perché troppo ravvicinata alla seduta.
Poi devi stare attento magari a non farla nemmeno troppo lontano da un'uscita in bicicletta, dove magari i vantaggi si potrebbero perdere. Quindi è un equilibrio decisamente personale. Si comincia a tremare, ma cominciamo ad arrivare verso il minuto e 30 secondi, ne mancano 20. Bisogna riuscire, come in tutte le cose, forse il miglior allenatore che possa esistere non è quello che ha allenato il campione del mondo, ma è nella misura in cui tu riesci a trovare quegli schemi che possono farti rendere al meglio. Wow! Ragazzi, siamo stati completamente invasi anche dagli alieni in questa fase. Micidiale. Guardate, non so nemmeno se possa essere, lo proviamo live in diretta, se uno squat asiatico, una cosciata che dovrebbe rilassare la muscolatura e la colonna, se sei già un po' adeguato a questo tipo di esercizio, potrebbe esserti veramente utile come fase di defaticamento. Ammetto, io questo genere di esercizio lo sto praticando da diverso tempo, ormai sono riuscito ad arrivare quasi a stare comodo in questa posizione per circa una decina di minuti, penso di poter dire che sia già un buon risultato senza sentire fastidi, dolori vari per caviglie, tibie, eccetera, eccetera. Quando si arriva a questo tipo di minutaggio, con una maniera abbastanza disinvolta, significa che ci si è un attimino adattati a questo tipo di postura. E questa postura, poi ti rilascia un effetto di defaticamento, di rilassamento muscolare non indifferente. Fra 20 secondi, ragazzi, facciamo una cosa davvero molto carina, simpatica. Anche questa, agli occhi di chi non ci ha mai visto sul digitale e ci vede per la prima volta, dirà: ma questi ci fanno o ci sono? Bene, ci alziamo. 3 secondi e partiamo. La posizione è questa, ragazzi. Andiamo in sumo squat. È una posizione proprio, cerca di immaginarti quell'lottatore tutto super tirato come un'acciuga, quelli sapete che si vedono i lardominali che fanno il rotolino, che arrivano fino a per terra? Ecco, proprio quelli, molto bene. Noi dobbiamo assomigliare a quel tipo di atleta, rimaniamo in questa posizione. Siamo arrivati al 25esimo secondo, qua la facciamo per un minuto, ok? La cosa interessante è che questo esercizio avrà una variabile che ho voluto inserirla, ma onestamente e francamente a questo punto della seduta la variabile la vedo molto improbabile. Stop! Siamo a meno di un minuto, ammetto, alzo la bandiera bianca, non ci sono riuscito a completare il minuto previsto di questa prima serie in sumo squat. Wow! Fantastico, ragazzi, però quando si sente davvero il lavoro muscolare è quello che in buona sostanza poi ti restituisce quella sorta di autostima ad esserci entrato e ancora di più ad esserne uscito in maniera di conquista, perché sei riuscito ad arrivare fino alla fine. Attenzione ragazzi, intanto stiamo già clamorosamente superando i 15 minuti e questo lo sappiamo, ne siamo consapevoli. Attenzione, si parte, il secondo sumo squat, posizione in questo modo. Possiamo fare anche come loro, fanno chum, chum, così ci mettiamo giù, ok? Non troppo sotto la linea dei 90 gradi, vorrebbe dire fare una cosciata, quindi dobbiamo tenere un attimino la nostra linea appunto in questo modo per creare quella tensione muscolare che ci serve per colpire in maniera diretta, in questo caso non soltanto i quadricipiti. Se stai attento, se ti concentri, e ti potrebbe anche aiutare parecchio, lo sto facendo e sto apprezzando questo, i glutei, se li contrai e cerchi di farli anche loro entrare nella pratica di tensione, di isometria, beh, insomma, il carico in questo caso sarà distribuito un po' più equamente. 5 secondi, ce l'abbiamo fatta! Wow, fantastico! Incredibile, ragazzi!
davvero incredibile. Ti anticipo in questa fase di recupero qual è la variante del sumo squat. Io la chiamo simpaticamente la variante sumo squat Nuraev, nel senso che cercheremo di metterci sulla punta dei piedi in questa posizione. Già di per sé chiamiamola imbarazzante, già di per sé stimolante, forse a volte non per fare dei lavori di muscolazione ma per altri tipi di. Se poi ci aggiungiamo anche che solleveremo il nostro peso sulla punta dei piedi, siamo a posto, ragazzi. Ecco, perfetto, potremmo mandare questo video non so dove. Andiamo sumo squat, ci mettiamo in questa posizione, riusciamo a fare quello che riusciamo a fare, pronti? Via, sulla punta dei piedi. Ok, beh, guardate, in un certo senso forse il fatto di poi coinvolgere anche in un certo senso le tibie, perché con questa, diciamo, sviluppo della caviglia intervengono anche le tibie. Un po' i quadricipiti sanno il compito a cui sono tenuti ad andare, i glutei pure. Io lo so che come sto parlando non è tanto una forma di descrizione corretta, ma sembra quasi che uno ci stia per tirare gli ultimi o per qualsiasi altra forma tranne che quella descrittiva. Wow! Sono 10 secondi da qui alla fine, ma sono veramente entusiasta di dirti che ce l'abbiamo fatta. Wow, clamoroso ragazzi, clamoroso, micidiale veramente, micidiale veramente. Io non vedo l'ora, te lo dico con tutta l'onestà del caso, l'ho provato questi esercizi, alcuni esercizi li ho provati, ma solamente nella forma, non nella estensione e nella prova come stiamo facendo ora in tutta la sua continuità. E non vedo l'ora, ti dicevo, di metterlo in pratica, di fare una bella uscita in bici o di mettermi anche sui rulli per vedere la gamba come risponde. E diciamocelo, quando vai in bici, a parte le caratteristiche personali, ci sono i primi magari 10-15 minuti che uno litiga per capire se la giornata è buona o non è buona, ma dal momento in cui sei entrato nella parte, dopo sei anche capace di capire se la gamba risponde bene oppure no. Ecco, io non vedo l'ora di andare in bici dopo aver fatto questo esercizio e di capire se eventualmente questo esercizio mi può restituire qualcosa davvero di positivo. Andiamo, questo è l'ultimo ragazzi, ci siamo. Pronti? Giù e sulle punte dei piedi. Nuraev, vieni qua, faccelo vedere tu, oppure chiamiamo il nostro Nuraev italiano, bolle! Ci starà chissà quante ore in questa posizione. Per loro è con ogni probabilità una routine, credo non soltanto di riscaldamento, ma anche appunto di potenziamento. Guardate, e ripeto, il fatto di lavorare in isometria magari può risultare monotono, senz'altro appunto poco divertente, ma fra le maglie di questa pratica c'è tanto ma tanto di buono. Il fatto che possa aumentare, pensa un po', la forza massima, possa aumentare la forza resistente, possa essere una forma di prevenzione, anche una forma di prevenzione a livello tendineo, questo te lo posso assolutamente assicurare. Stop! Fantastico, siamo arrivati davvero alla fine, abbiamo fatto saltare sulla sedia anche la regia con questo stop finale. Ragazzi, è stato bellissimo, io davvero non vedo l'ora di andare in pedana, mi prendo veramente del tempo per andare sulla bicicletta e sentire subito le percezioni. Poi magari ce le raccontiamo se anche tu hai fatto questo passaggio e quindi vediamo se tutto quello che abbiamo fatto questa sera è produttivo oppure ha bisogno di essere collocato in un altro momento della nostra settimana. Ciao a tutti, ci vediamo domani sera. Domani sera facciamo una sorta di lavoro addominale dinamico. Ciao, a domani.